bello essere qui, una bella consuetudine per il Napoli e per i napoletani. Sono emozioni, sono belle storie. Beh, si è trovato un posto incantevole come questo, che presenta poi tutte le caratteristiche anche per i ragazzi di fare una buona preparazione, non so, l'altezza, l'aria buona, la concentrazione, e quindi diventa anche un'occasione per tanti napoletani di poter accompagnare questi nostri amici, soprattutto in questo momento di presentazione, di preparazione. Cardinale, è importante come al solito il dialogo tra i tifosi, lei che viene qui, il presidente. Sì. Che cosa vi siete detti, se avete già parlato? E cosa ci siamo detti? Ci siamo confessati. Beh, voi sapete, ho avuto il piacere di accogliere il presidente a cena insieme con il bravo figliolo. Anche ottima con cena. Semplice. Si è mangiato bene? Molto bene. Dopo alla francescana, insomma. E poi c'era anche il direttore Formisano. Ho conosciuto anche Sarri. Ah, ecco. Che impressione. Che deve fare il miracolo, no? Sì, ma il miracolo lo facciamo tutti quanti. A cominciare da San Gennaro. Esatto. A cominciare dal presidente, che sta facendo parecchi miracoli, no? Diciamo che ce la sta mettendo veramente tutta. E San Maurizio. Con questo... San Maurizio Sarri. Eppure, sì, è certamente molto... Vedete, tutto sta insieme. Perché... Non è che sono dei compartimenti stagni. Il presidente, sì, è presidente, un grande presidente, ma da solo come fa? Poi ci vuole un ottimo mister, no? E l'ha saputo scegliere, perché ho avuto un'ottima impressione. Poi ci vuole la squadra e poi ci vogliono i tifosi. Se insieme abbiamo tutti poi la stessa preoccupazione, ci aiutiamo, allora... Diciamo che i risultati si possono vedere, si possono realizzare. Eccellenza, lei a chi farebbe tirare i rigori quest'anno? Ma ne so, a chi sta più in forma. Ma ci vuole anche una bella benedizione, ha saltato il sono venuto per questo. Adesso no, ormai sono anni, no? Sono anni che veniamo durante... Per fortuna coincide questa permanenza del Napoli con le nostre vacanze, sono una ventina di preti anche, no? Tifosissimi, più di me, Juan. Certo, guai, sciarpe. E allora, ecco, abbiamo bisogno anche dell'aiuto di Dio. Ha conosciuto? Un po' di... E perché l'uomo fa e deve fare e si deve prendere la sua responsabilità. Però pure chi guarda dall'alto, come quel drone lì, chi guarda dall'alto ci può aiutare soprattutto a incoraggiarci, a farci e non perdere mai quella tensione di voler fare e dare sempre il meglio di noi stessi. Cardinale, scusi, volevo chiedere, dopo due Coppe Italia e una Supercoppa italiana, il tifoso Cardinale Crescenzo Sepe che cosa chiede a De Laurentiis per questa prossima stagione come obiettivo da vincere? Ma uno spera e chiede sempre il massimo. Adesso, se al desiderio si aggiunge anche la realtà, io credo che ci sono delle ottime possibilità per raggiungere il traguardo migliore. E credo che con queste premesse, con questi rinforzi, cominciando da Reina, poi Allen, va bene, con questi rinforzi, perché noi abbiamo un attacco, io credo, tra i migliori che ci sono. Abbiamo un centrocampo con questi rinforzi che non invidiamo niente a nessuno. Una difesa che si sta rinforzando con un portiere così, beh, insomma, ci sono tutte le premesse per ottenere il massimo. Cardinale, il suo motto? Perché quello che è importante per la squadra, lo vogliono tutti. Ma io ci ho portato pure a Maron, no? Dopo allora ognuno di loro, ogni volta prima di giocare, a Maron ci accompagna, perché se a Maron non ci accompagna, la squadra di quanti giocatori è fatta? 11 più la riserva. 11 più la riserva, chi giocano sono 11. In campo quanti giocatori scendono? 11.
Hai sbagliato, perché sono 12. 12. Qual è il dodicesimo? Ve lo potete immaginare. Esatto. Eccellenza, il Napoli che vince lo scudetto e la Campania che esce dal dramma della terra di Assolutamente sì, e anche lì stiamo mettendo tutto. Noi, anche come vescovi della Campania, abbiamo fatto un cammino di tutto l'anno. Concluderemo il 26 settembre ad Acerra per un impegno. Faremo appello anche alle istituzioni, ho invitato prima di partire tutte le istituzioni a partecipare a questo nostro meeting, diciamo, e chiediamo che ognuno si prenda la propria responsabilità. Bisogna uscire una volta per sempre da un dramma che causa malessere, malattie, insomma no. Noi dobbiamo difendere la salute soprattutto dei nostri figli. Dobbiamo lasciare ai figli, alle generazioni future, un mondo che deve essere migliore di quello nel quale noi viviamo. Scusate, spiritualmente siete preparati per la messa. Grazie. Di solito quando si va nelle famiglie a benedire, la mamma dice benedite a questo che ne ha bisogno. Secondo lei nel Napoli chi è che ne ha bisogno di più? No, tutti quanti ne hanno bisogno. Per la mamma i figli sono tutti quanti biezzicora. Non puoi dire io sono un pezzo più grosso, sono tutti uguali per la mamma, anche se. Però io credo che la qualità è talmente alta che con l'impegno di tutti veramente io spero, auguro e prego anche per questo. Grazie a tutti. Accomodatevi esternamente. Vogliamo accomodare.